tutti e benvenuti in questo video. Se anche voi come me vi siete mai chiesti come sono fatti i volatili, come fa il falco pellegrino a percorrere più di 300 km orari, o come fa la starna artica a fare 10.000 km quasi senza soste, o come fa l'usignolo a cantare giorno e notte con pochissime soste, o come fanno i pinguini a immergersi per 50-60 metri, se anche voi vi siete fatti tutte queste domande, siete proprio capitati nel video giusto. Perché è importante farsi queste domande? Perché è importante farsi coinvolgere dal mondo naturale? Perché questo mondo ci coccola e ci avvolge ed è parte di noi, colorando con la loro presenza il nostro mondo e rendendolo anche un pochino più facile da vivere, un pochino più dolce grazie a loro suono. Allora, noi sappiamo che esistono più di 9500 specie di volatili nel pianeta Terra ed è molto bello saperli un po' distinguere delle caratteristiche e anche le loro parti. Questo perché? Perché loro fanno parte del mondo e ci colorano le giornate cantando e mostrandoci i loro bellissimi colori. Quindi contribuiscono con la loro varietà proprio ad abbellire tutto quello che abbiamo intorno. Sappiamo che gli uccelli sono composti da penne, come questa, e da piume. Questi elementi, quindi le penne e le piume, sono veramente molto importanti, sono dei veri punti di forza per gli animali, perché vedremo tra qualche minuto, tra qualche istante, come un po' si suddividono su delle categorie. Ma noi sappiamo che sia le penne che le piume sono leggere e resistenti, sono tutte simili tra di loro, ma in realtà sono tutte diverse e ognuno con la propria funzione. Sappiamo che sia le penne che le piume sono in grado di svolgere molteplici funzioni, come la protezione termica, il supporto al volo, la resistenza all'acqua. Tutte vengono sostituite in un modo naturale e semplice durante tutto il corso dell'anno, altresì anche dei tre mesi che vengono chiamati tre mesi di muta, quindi fanno proprio il cambio delle penne e delle piume, e con una bassissima manutenzione, però deve essere costante da parte di chi ne è possessore di queste penne e queste piume. Ora vediamo un po' queste categorie. Le penne si dividono in tre sottocategorie e vengono chiamate le remigranti, che principalmente le troviamo sulle ali dei nostri volatili, che appunto servono per il volo, le penne timoniere, che principalmente sono sulla coda, quindi appunto servono per timonare e dare una direzione, e le penne di contorno, che appunto prendono dal nome contorno perché fanno proprio il contorno del nostro volatile. Dopodiché noi abbiamo le piume, ne abbiamo di molteplici tipi, oltre che gli animali in questo caso, e si suddividono anche queste in varie categorie. Io le ho semplificate per voi, e quindi troveremo le semipiume, le filopiume e le setole, e queste rivestono praticamente tutto il corpo per dare quella funzione termica di cui l'animale ha bisogno, quindi da proteggersi un po' dal sole o dall'acqua, quindi assorbono anche l'umidità. Sappiamo inoltre che ogni penna e ogni piuma, oltre ad avere queste caratteristiche, si differenziano anche da animale ad animale in base alle loro necessità. Prendiamo per esempio il picchio, che ha la necessità di rimanere appoggiato nel tronco per fare i buchi, quindi per picchiettare l'albero, e quindi avrà bisogno che le penne timoniere, quindi quelle della coda, siano così rigide da fargli da supporto, quindi diventano un piedistallo, oltre che a timonare e dare la direzione del volo. Quindi vediamo che proprio nel regno animale ogni
ogni elemento si adatta alla funzionalità dell'animale e quindi quello che l'animale ha bisogno. Oltre a tutto questo, sappiamo che le piume e le penne si agganciano tra di loro, proprio accostandosi, si agganciano tra di loro con un sistema che ricorda molto il velcro. Avete presente quello dell'abbigliamento, no? Il velcro che si attacca. Questo serve per tenere insieme le penne e le piume, non creare buchi, quindi non fare in modo che l'aria passi e permettere il volo in tutta serenità ed armonia. Questo, oltre a dare questa caratteristica al volo, dà veramente molta leggerezza e molta flessibilità. E ricordiamoci sempre che sono anche idrorepellenti, quindi noi vediamo gli uccelli volare, caso appunto di bisogno, anche durante la pioggia. Quindi, in un modo molto semplice e molto anche veloce, abbiamo visto come i nostri amici volatili sono un insieme di complesse microstrutture che gli permette di avere flessibilità, leggerezza, adattabilità e resistenza all'infiammabilità, assorbono l'umidità e veramente hanno tante, tantissime funzioni. Ora che abbiamo visto molto velocemente come possono essere composti i nostri amici volatili, vediamo come può essere composta una penna secondo delle tradizioni. Le tradizioni che sto seguendo da diversi anni, che le sento molto mie. Quindi quando troviamo una penna e una piuma, oltre a ricordarci il significato dell'animale, quindi che ci può aiutare questo animale, possiamo anche identificare la differenza tramite il colore, perché se è blu è marrone, se è bianco è marrone, avremo anche in base ai colori delle caratteristiche. Ora però voglio proprio parlarvi di come è composta, come si divide una penna in base a alcune tradizioni. La penna, questa qui è una penna di bufo, trovata nei boschi, vanno sempre coccolate, ho sempre chiesto permesso di sapere chi è, quando ha fatto parte di noi, questo mondo, carezzandola così, proprio molto dolcemente. Secondo alcune tradizioni, la penna si divide da destra a sinistra proprio per mostrare la dualità dell'uomo, quindi il maschio e la femmina, il bene e il male, il buono e il cattivo, tutta questa dualità. Alla base qui abbiamo il calamo, questo qui è il calamo, e questa parte centrale è l'arachide. Il calamo fa parte della nostra nascita. L'arachide, che è questo segno centrale, è proprio considerata la nostra forza interiore, il cammino su cui ci troviamo. Ancora abbiamo queste parti, quindi dopo aver visto il calamo e l'arachide, e questa parte qui, ok? Un'altra cosa che non vi ho detto prima di continuare è che, secondo appunto alcune tradizioni, le penne e le piume vanno posizionate, utilizzate o indossate sempre dal loro dritto, perché tu quando le usi per il loro dritto è la loro parte positiva, mentre a rovescio è come quasi far andare a rovescio le cose di come vorremmo che andassero. Chiudo questa piccola parentesi, continuo con la specifica di questa penna. Qui sotto, questa parte qui, la si chiama barbula, che rappresenta l'inizio, rappresenta proprio l'infanzia, proprio la giovinezza. Queste parti qui vengono chiamate barba, e se voi le aprite un pochino vedrete che sono piene di venature, magari un po' si vede meglio. Tutte queste venature
rappresentano i giorni della vita e le nostre scelte. E alla fine troveremo la punta che rappresenta la nostra età adulta. Ora che abbiamo visto in modo molto generale come sono composti i nostri amici animali, come secondo alcune tradizioni sono divise le nostre piume, come potremmo interpretarle quando le troveremo, vi lascio, ci vedremo nel prossimo video e ricordatevi di visitare la mia pagina Le Piume Vive e magari fatemi un giro anche nel negozio Etsy. Vi aspetto e vi abbraccio al prossimo video. Ciao!